centro diurno L'Amico è una struttura diurna, diciamo, storica di Amici. I ragazzi che sono inseriti nel centro diurno anche da tanti anni hanno genitori che stanno invecchiando, hanno famiglie che si stanno ponendo sempre di più il problema di cosa accadrà ai loro figli quando non ci saranno più. Fortunatamente stiamo lavorando da qualche anno, grazie alla legge 112 del 2016, la cosiddetta legge sul dopo di noi, a delle soluzioni alternative, cioè a dei percorsi di autonomia che insegnino a persone anche con gravità a poter vivere una vita indipendente. Abbiamo individuato 6 utenti del centro che sono stati divisi in 2 gruppi e sono stati inseriti nel progetto della legge 112, quello che noi abbiamo chiamato a casa di Mario, e cioè un progetto di autonomia che si svolge all'interno di un appartamento che noi abbiamo qui vicino al centro diurno, dove abbiamo iniziato a ospitare questi ragazzi per diversi giorni nella settimana e a cominciare a farli vivere da soli. Questi 6 ragazzi stanno portando avanti questo progetto e all'interno della casa effettuano attività. Fare i letti, fare la lavastoviglie, apparecchiare, cucinare. Stare nella casa, viverla a pieno, cioè stare dentro, stare con loro, preparare la roba che si fa, si taglia la carne, si taglia gli odori, si prepara tutto e si fa vedere che naturalmente noi ci si impegna per fare da mangiare per conto nostro anche quando saremo fuori di qui. La stessa cosa faranno e stanno facendo già fuori da casa, quindi appunto outdoor. Stanno relazionandosi con gli abitanti, ma soprattutto anche con quelli che sono i negozi. Amnich è riuscita a dare un po' di sollievo a queste persone, no? Ai genitori o comunque ai familiari. A me mi piace di più quando stiamo tutti insieme, siamo tutti amici, ci vogliamo bene. Hanno veramente fondato un gruppo di mutuo aiuto, nel quale quando uno di loro ha bisogno di un aiuto, l'altro è pronto a proteggerlo e supportarlo. Ho imparato che chi si vuole bene qui sa stare anche con gli amici, però ci vuole gli amici veri, non gli amici così e così. Se c'è gli amici veri, allora stai in compagnia, stai bene, ti diverti, fai tutto. Gli amici veri si vedono quando ci si dà la mano uno con l'altro, quelli sono amici veri.